E fuori di discussione che ognuno di noi, ogni uomo ha la sua passione. Io la fotografia, la cucina, l'informatica, ma una passione molto particolare che contraddistingue la persona che stiamo intervistando oggi e che è il piccolo Gabriele, è sicuramente la storia degli egiziani. Lui li sta studiando. Ma questo popolo lo affascina particolarmente. Allora, Gabriele, noi ti lasciamo la telecamera tutta per te. Ti raccomandiamo di non muoverti molto, se no la telecamera per seguirti rischia di impazzire. E tu ci parlerai molto dettagliatamente degli Egizi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e in effetti papà ha ragione, sono molto interessata nel popolo degli Egizi. E perché sono così interessato in questo popolo? Partiamo da una cultura così approfondita e dettagliata, che c'è così tanto da scoprire, che credo che quello che c'è sulle pagine di storia che vedo io sia solo una minima frazione di quello che c'è. Di quello che si sa veramente sugli Egizi. E oggi parleremo di una delle cose più importanti fatte dagli Egizi, le piramidi. Allora, iniziamo col dire che le piramidi come le conoscete oggi non sono come le piramidi dell'epoca in quando gli Egizi camminavano con la nostra vela. Infatti, le piramidi col tempo si sono ossidate e riempite di sabbia, ma all'inizio, quando sono state costruite, erano tutte bianche con la punta in oro. Le piramidi sono delle tombe usate nell'antico e nel medio regno dagli Egizi per conservare i propri faraoni, insieme alle loro ricchezze e alla banca funeraria su cui veniva trasportato il loro sarcofago. Le piramidi furono delle strutture molto importanti in quanto ci si mettevano tanto a costruirle. Avete presente quanto è grande una piramide, vero? E non appena salita al trono, il faraone ne ordinava la sua costruzione. Questo fino al Medio Regno, in cui nel 1550 a.C., a causa dei continui saccheggiamenti delle piramidi da parte di popoli esterni e o di ladri, decisero di seppellirsi sottoterra in una località a ovest del Nilo, che poi fu chiamata Valle dei Re, dove fino ad oggi sono state ritrovate ben più di 63 tombe di faraoni. Attenzione, 63 tombe di faraoni uguale. Nemmeno, non sappiamo nemmeno se quelle 63 tombe rappresentano tutti i faraoni d'Egitto. Dobbiamo ancora trovare le altre. Ma considerando che sono 31 dinastie ad aver regnato l'Egitto, diciamo che ce ne sono tante altre, secondo alcuni. Ma torniamo alle piramidi. Le piramidi avevano molte camere. In quella camera principale il sarcofago era deposto verticalmente, contenendo la mummia. E praticamente insieme al sarcofago vi era tipo questo oceano di monete, ricchezze, gioielli, tutto quello che voi definite come ricco e prezioso. Ma parliamo del processo di mummificazione. Prima di tutto, quando il faraone moriva, il processo di mummificazione era riservato solo ad esso e ai nobili, come scriba, visir, sacerdoti, guerrieri. No, guerrieri no, scrivi, sacerdoti, visir, funzionari e faraone. Questi erano quelli che avevano più soldi, quindi si potevano permettere il processo di mummificazione. Ma perché era così costoso? Perché richiedeva molti particolari e molto tempo per essere realizzato alla perfezione. Una volta il corpo defunto veniva svuotato di tutti i suoi organi e immerso nel natron, sale ricavato dalle sabbie del Nilo,
per ben 70 giorni. Dopo questi 70 giorni di sepoltura nel natron, l'organo veniva prelevato e svuotato degli organi interni, per poi venire apposto in vari strati di pelle di lino. Nel sarcofago venivano aggiunti anche amuleti, la maschera funeraria per coprire la faccia modificata del defunto, il sarcofago era estremamente decorato. Parliamo dei sacerdoti mummificatori, che erano i sacerdoti, appunto, occupatosi del processo di mummificazione. Ora, sappiamo tutti che gli egizi avevano grandi conoscenze in anatomia, medicina, geometria e matematica. Erano degli Albert Einstein, una popolazione di Albert Einstein. E praticamente serviva un processo veramente di una precisione madonnale per poter rimuovere gli organi e cercare di non danneggiare il corpo. Ovviamente quando gli organi venivano rimossi non li potevano lasciare così e quindi venivano messi nei vasi canopi, ognuno contenente uno dei quattro organi. I vasi canopi rappresentavano i quattro figli di Horus. Una volta rimossi gli organi, il corpo, sappiamo che si sgonfia, no? Quando ho tolti gli organi, specialmente i polmoni. Un altro particolare: il cuore non veniva asportato perché secondo loro era sede dell'anima. Poi praticamente quando il corpo si sgonfiava, quando togliendo organi come polmoni, intestino e fegato, veniva riempito di bende di vino, stracci. L'interno del corpo veniva riempito di queste cose per ridargli la sua forma originale. Veniva poi decorato. Il sarcofago era in legno o pietra, decorato con cene sacre e di vita quotidiana. Una volta creato tutto il processo, veniva deposto sulla barca funeraria, piccola barca di legno con un baldacchino su cui veniva deposto il sarcofago del faraone. Ora, solo il sarcofago del faraone veniva decorato con dell'oro, perché sappiamo tutti che gli egizi erano molto bravi a lavorare l'oro, menzionando la punta d'oro delle piramidi e il nemes come il capo simbolo della potenza del faraone usato nelle maschere funerarie come quelle di Tutankhamon e Ramses II. Il nemes è fatto di lapislazzuli e strisce d'oro, cioè strisce di lapislazzuli e d'oro alternate. Probabilmente il lapislazzuli lo prendiamo dalla Nubia, visto che non credo che degli egizi, in Egitto, in una valle piena di sabbia e terra, non credo ci siano molti minerali preziosi da prendere. Quindi li prendevano tramite commercio fluviale col Nilo per poter decorpe dalla Nubia, in quanto la Nubia fosse una terra molto ricca di minerali preziosi. Una volta fatto tutto questo processo madonnale, dopo aver fatto l'immersione nel salnitro, avvolto in bende di lino il corpo, messo la maschera funeraria, veniva asportato sulla barca funeraria e portato nella piramide o nella sua tomba nella Valle dei Re, a seconda del periodo in cui ci troviamo. E praticamente gli egizi credevano una vita dopo la morte e in molte divinità. Le molte divinità facevano parte del tribunale degli dei, composto da Osiride, giudice, e oltre ben 42 divinità. Ora, io vi introduco alle divinità principali e meglio conosciute, ovviamente, perché non posso nominare 42 divinità con una telecamera in questo filmato, altrimenti vedrebbe un filmato assolutamente immenso, anche perché non le conosco tutte. Gli egizi credevano in molti animali sacri, tra cui il gatto, perché cacciava i topi che mangiavano le granaie, il coccodrillo, che con la sua presenza arrivava, segnava l'arrivo della piena del Nilo, in quanto per loro la piena del Nilo fosse simbolo di rinascita,
perché distruggeva tutto, si ricostruiva e si ricreava tutto quello che era stato distrutto dalla piena, no? Adesso ci spostiamo sulle divinità. Ra, re degli, padre degli dèi e re del sole, viene rappresentato con la testa di falco sormontata dal sole su una barca. Una delle sue descrizioni è: sulla mia barca solco il cielo e mantengo l'ordine in Egitto. E Ra era il padre degli dèi, il re dei re dei re. Spostandoci su un deo con testa di animale non ben definito, ci proviamo da Seth, dio della guerra e della forza. Testa di animale non ben definita, è nemico di Horus. Ma chi è Horus? Andiamo a scoprire. Horus non è altro che un altro dio falco, che protettore del faraone. Capiamo adesso perché Seth e Horus sono nemici. Seth vuole la guerra, Horus, proteggendo il faraone, vuole la pace, e si crea un naturale contrasto tra guerra e pace. Ovvero gli ideali principali, secondo la cultura egizia, di queste due divinità. Spostandoci sul padre di Horus, abbiamo Osiride, dio dei morti e giudice del tribunale, del tribunale dei morti. Dio della morte e della rinascita e giudice del tribunale, cioè del tribunale dell'oltretomba, essendo marito di Iside e padre di Horus. Ci spostiamo su Osiride è anche considerato il primo faraone di Egitto. Ci spostiamo su Iside, madre di Horus e moglie di Osiride, dea della magia e della luna. Questa dea fu considerata una dea pacifista. Diciamo che era una dea molto pacifica, in quanto presiedeva tutte le mummificazioni insieme ad altre divinità. Hathor, dea delle sorgenti del Nilo, delle arti, della musica e del canto. Hathor è rappresentato con la testa di un coccodrillo sulla testa, cioè con le fauci di coccodrillo sulla testa, anche lei essendo una dea femmina. Concludiamo con Anbi, dio con la testa di sciacallo. A tra parentesi, Iside, Hathor e Osiride erano tutti degli umani. Anbi presiedeva tutte le mummificazioni e accompagnava il defunto al tribunale dell'oltretomba. Buona giornata. Bene, grazie Gabriele, ci hai dato una grandissima lezione di storia egizia e credo che preparati il prossimo argomento, perché sicuramente sarà, lo riprenderemo e ne faremo un'altra intervista. Bene. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a te. Fate i bravi che vi guardo. Fate i bravi.